Allora, ragazzi, siamo arrivati la volta scorsa a parafrasare solo i primissimi versi. Praticamente oggi facciamo tutto quanto il tredicesimo. E ricordiamolo, il tredicesimo iniziava con questa notazione, insomma, che il centauro Nesso aveva accompagnato Dante, non era ancora arrivato dall'altra parte del fiume Flegetonte, il fiume di sangue, nel quale sono puniti tutti quanti i violenti contro gli altri. Quando noi ci mettemmo per un bosco, ci cioè arrivammo in questa selva dei suicidi, un bosco che non è segnato da nessun sentiero, vuol dire un bosco intricato, intricatissimo. La vostra compagna diceva cupo, tenebroso, ma senza sentieri, senza strade, senza, perché proprio qualcosa di estremamente intricato. Non fronda verde, ma di color fosco. Qui adesso c'è tutta una serie di negazioni all'inizio del verso e poi il ma nella seconda parte del verso, si chiama emistichio, la seconda metà del verso. Quindi una specie di antitesi, contrapposizione forte fra i boschi che si possono trovare sulla terra, che sono evidentemente dei boschi anche molto ameni, piacevoli, perché appunto fronda verde, pieni di alberi come in primavera, adesso non solo pieni di fronde verdi, ma anche di fiori. Lì invece di color fosco, invece queste piante di un colore scuro, non rami schietti, quindi non dei bei rami dritti per esempio, ma nodosi e involti, quindi tutti contorti, non pomi veran, non c'erano dei frutti, ma stecchi con tosco, quindi rami secchi, senza frutti, con tosco, quindi con del veleno, avvelenati. Ecco i centauri. Nesso è uno dei centauri, è quello che ha accompagnato Dante, dicevamo, ad attraversare il fiume Flegetonte. I centauri sono esseri tra l'animalesco e l'umano. Nesso ha accompagnato sulla sua groppa poderosa Dante per fargli passare il sangue bollente del fiume Flegetonte, dove sono dannati i violenti contro il prossimo. Evidentemente ci sono sempre dei custodi che un po' rappresentano anche e sono, diciamo, correlati, ecco, con i dannati che si trovano in quel cerchio. Così come i dannati violenti contro gli altri sono un po' uomini, ma anche un po' bestie, così i loro custodi sono mezzi uomini e mezze bestie, sono i centauri. Così come, diciamo, i suicidi e gli scialacquatori sono delle persone, insomma, che, come dire, che sono qualcosa di disumano, hanno fatto qualcosa che va al di fuori dell'umanità, insomma, voglio dire, di ciò che generalmente è umano, allo stesso modo si trovano all'interno di una selva che è davvero diversa da ogni selva terrena e hanno come custodi le arpie, che sono degli esseri orribili. Qui il poeta invece dice che neanche i cinghiali che bazzicano intorno a Corneto, appunto, non hanno mai incontrato rami o piante tanto ispide e innaturali. Ulteriore dimostrazione del divario tra i violenti contro gli altri e i violenti contro se stessi. È ancora più innaturale quello che hanno fatto i suicidi, che sono andati contro loro stessi, no? Che si sono tolti la vita. Il punto, infatti, è che i suicidi sono andati contro la loro stessa natura. Sono andati contro l'istinto proprio di conservazione. Questo li ha resi disumani. Inoltre, sugli alberi troviamo le arpie di virginiana memoria, terzo libro dell'Eneide, con una descrizione fisica simile a quella di Virgilio. Ali annolate, hanno delle ali molto ampie, le arpie, e colli e visi umani. Quindi sono per metà donne, il viso proprio di una donna, mentre il corpo di uccello. Pie con artigli, hanno i piedi con gli artigli come fossero gli uccelli, pennuto il gran ventre, appunto come quello degli uccelli. Fanno lamenti in sugli alberi strani, sono poste su questi alberi strani perché appunto sono al di fuori di ogni paragone con alberi terreni. E il buon maestro, prima che più entre, sappi che sei nel secondo girone, ti trovi nel secondo girone del settimo cerchio. L'abbiamo già detto, il settimo cerchio è diviso in tre gironi: i violenti contro gli altri, i violenti contro se stessi e i violenti contro Dio. Mi cominciò a dire: e sarai mentre che tu verrai nell'orribile sabbione.
Quindi, fin tanto che non arriverai al terzo girone, che è quello caratterizzato dall'orribile sabbione, un sabbione infuocato, dove troverai i violenti contro Dio, fino a quel punto tu sarai qui, cioè sarai nella selva dei suicidi. Però riguarda bene, perciò guarda bene, guarda con attenzione, si vederai cose che torrie in fede al mio sermone. Se io ti raccontassi a parole adesso quello che incontrerai, non mi crederesti, perché sono delle cose così strane, così innaturali, che nessuno potrebbe credere. Adesso invece tu le sperimenterai e allora vedrai che sono vere. Io sentì ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse. Come ha detto già la vostra compagna nel corso dell'interrogazione, si sentono dei lamenti, ma non si capisce da dove vengono questi lamenti. Perché io perché non c'è nessuno che appare come un corpo umano, diciamo così, no? Un'anima che ha le sembianze di un corpo umano come negli altri cerchi, gironi, eccetera. Perché io tutto smarrito mi arrestai, per cui io mi arrestai, non sapevo dove andare, mi fermai, no? Credio che i credette che io credesse, che tante voci uscissero tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Non fatevi impaurire dalla costruzione sintattica elaborata. È una cosa scelta ad hoc, scelta opportunamente, perché stiamo per parlare con un gran cancelliere, diciamo, un grande notabile consigliere di imperatori, che quindi usa anche lui un linguaggio un po' tutto retorico, no? E allora anche Dante si adegua al personaggio che stiamo per incontrare. Io, Dante, credo che lui, Virgilio, credesse, ch'io credessi, che tante voci uscissero, che le voci, insomma, uscissero tra quei bronchi, in mezzo a quei sterpi, alberi, eccetera, esatto, che uscissero da qualcuno che era nascosto dietro questi alberi, nascosto dietro queste piante della selva dei suicidi. Però, disse il maestro, per cui Virgilio, per cercare di disingannarmi e di spiegarmi che le voci in realtà non uscivano da anime che erano nascoste dietro, disse: se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'ste piante, li pensier c'hai si faranno tutti monchi. Se tu spezzi uno di questi rami, di questi alberi, vedrai che tutti i pensieri che hai avuto in precedenza cadranno, cioè si dimostreranno infondati. Perché non ci sono delle anime nascoste dietro questi bronchi, ma in realtà le anime sono le piante, sono diventate piante. Le anime dei suicidi sono le stesse piante in mezzo alle quali adesso noi stiamo passando. Ecco, l'ho già detto, lo ribadisco. Questo verso, credio che credete che io credesse, si trova qui perché incontreremo un uomo di corte, Pier delle Vigne, maestro di retorica. E quindi in questo canto si moltiplicano le figure retoriche, gli intrecci di parole. Leo Spitzer, uno studioso, un critico, ha scritto che sono versione onomatopeica del suo stato d'animo di distacco e di confusione. Vedete anche una bella immagine di William Blake, di questa selva dei suicidi. Adesso invece un'incisione di Doré. Allor porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno. Quindi Dante si avvicina a una di queste piante e strappa un piccolo ramo da uno di questi grandi alberi. E il tronco suo gridò: perché mi schiante? Si sente una voce provenire proprio da quest'albero che urla: perché mi hai spezzato? Da che fatto fu poi di sangue bruno, questo ramo diventa, si insanguina, cioè diventa tutto scuro di sangue, perché all'interno di questa pianta non c'è una linfa verde, ma c'è appunto il sangue delle anime dei suicidi. Ricominciò a dire: perché mi scerti, perché mi strappi dalla pianta? Non hai tu spirito di pietà di alcuno? Cioè sei privo di ogni pietà umana, di ogni compassione?
Le prime due domande che fa Pier delle Vigne a Dante sono più o meno le stesse che fa anche Polidoro ad Enea. Infatti Dante è stato ispirato ancora una volta dal terzo libro dell'Eneide, quando Enea arriva in Tracia e scopre, mentre vuole fare un sacrificio e prendere dei rami per fare un sacrificio a Marte, scopre che quelle piante, lì dove c'è, insomma, queste piante, questi rami di mirto, insomma, in realtà lì sotto c'è il cadavere di Polidoro, sotto però i rami. Qui invece i rami sono persona addirittura, no? Quindi in un certo senso riprende insomma il modello virgiliano, modificandolo però. Uomini fummo e or siam fatti sterpi. Un altro chiasmo, c'è cioè un'altra figura retorica. Uomini fummo, siamo fatti sterpi, no? Quindi fra la parte nominale e la parte verbale di ogni frase abbiamo un incrocio. Siamo stati uomini, ma adesso siamo diventati sterpi, piante. Ben dovrebbe essere la tua man più pia, dovresti essere un pochettino, l'abbiamo già detto, più pietoso, più compassionevole. Se state fossimo anime di serpi, se fossimo state anime di serpenti, magari anche in quel caso avresti potuto dimostrare un po' di pietà, di compassione, e non rompere, spezzare o distruggere o tagliare un serpente a pezzi, come stai facendo adesso tu. In realtà Dante l'ha fatto questo, ma l'ha fatto inconsapevolmente, gliel'ha detto anche Virgilio di farlo. Come d'un stizzo verde carso sia dall'un dei capi che dall'altro geme e cigola per vento che va via. Ah, ecco, quando si prende un ramoscello verde e lo si mette insieme agli altri per un falò, per fare un incendio, spesso succede questo, che se la pianta è verde, no, da questa pianta verde viene fuori un liquido, sfrigola, dà un suono particolare, come se soffiasse, no? Per il vento che va via. È una similitudine questa, e ci fa capire più o meno come si comporta adesso il ramo della pianta di Pier delle Vigne. Avete qualcosa da chiedere? Uomini fummo e or siamo fatti sterpi. In questo chiasmo tutto il rivolgimento della natura di cui si sono resi responsabili suicidi. Scrive anche, ancora una volta, Leo Spitzer, che queste non sono piante come il mirto virginiano coperte dai dardi dei soldati di Polimestore. Polimestore è il re della Tracia, che tradendo Polidoro lo uccide, l'ammazza, lui e tutti quanti gli altri troiani che sono venuti a chiedere ospitalità in Tracia. E allora li sommerge con dei dardi, delle lance, delle aste, che poi sono conficcate nei cadaveri di questi troiani, diventano rami di mirto. Invece, nel caso di Dante, le piante sono le anime stesse, cioè sono uomini trasformati essi stessi in piante che non hanno più nulla di naturale. Sì, della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue. Esattamente come avviene, abbiamo detto, di un ramoscello verde, insomma, da cui esce magari, abbiamo detto, la linfa, e nello stesso tempo anche un po' di vento, un suono, eccetera. Allo stesso modo, dalla scheggia rotta, cioè da questo ramo rotto di Pier delle Vigne, escono insieme parole e sangue. L'unico modo che ha del resto per potersi esprimere Pier delle Vigne è quello di perdere del sangue, no? Di essere rotto, scheggiato. E quindi è vero che è stata un po' una crudeltà, ma una crudeltà necessaria perché Pier delle Vigne possa parlare. Ond'io lasciai la cima cadere. A questo punto Dante, ovviamente anche inorridito dal fatto che la pianta gli ha risposto, lascia cadere la cima, cioè lascia cadere quella cima lì, no? Cioè la pianta che aveva preso, che aveva spezzato. E stetti come l'uomo che teme, tutto impaurito. Se gli avesse potuto creder prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò che ha veduto pur con la mia rima, cioè, se Dante, ecco, Virgilio si rivolge a Pier delle Vigne e dice, guarda, adesso giustifica Dante,
Dice, se Dante avesse potuto capire, comprendere prima, anima lesa, l'anima di Pier delle Vigne che è lesa, danneggiata per via anche di questa rottura del ramo. Ciò che ha veduto pur con la mia rima. Certo, avrebbe potuto intuire Dante addirittura che qua più o meno avviene la stessa cosa che io ho cantato nell'Eneide. Non avrebbe in te la man distesa. Cioè non ti avrebbe spezzato questo ramo. Ma era impossibile farglielo capire se non con l'esperienza. Ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad opera che a me stesso pesa. La cosa era talmente incredibile che mi ha indotto ad un'opera, un atto che a me stesso pesa. Perché mi spiace, no? Aver fatto questo. In realtà forse non spiace tantissimo. Perché comunque questi suicidi in questo modo stanno scontando la loro pena, è che le loro piante anche siano distrutte, strappate, scheggiate, eccetera, è comunque una specie di partecipazione alla giustizia divina, che vuole che i suicidi siano puniti, insomma, per quello che hanno fatto, capite? E sono puniti in questo modo. Ma dilli chi tu fosti, sicché invece d'alcuna ammenda tua fama rinfreschi nel mondo su, dove tornare l'ilece. Ma tu, ricordiamoci, Virgilio che sta parlando a Pier delle Vigne, digli chi sei stato tu, in maniera tale che invece di alcuna ammenda, dal momento che ti ha strappato il ramo, in un certo senso per ammenda vuol dire per compensare questo torto, questo danno che ti ha fatto, potrebbe parlare bene di te nel mondo dove gli è permesso di ritornare, dove tornare l'ilece, dove è permesso a Dante di ritornare. Anche Virgilio e Dante, dicevamo, contribuiscono alla pena del suicida, strappandone un ramo, sebbene Virgilio paia volersene scusare, in realtà partecipa della giustizia divina. E il tronco, sì col dolce dir madesti, questo è uno stato, un monumento appunto di Pier delle Vigne. Chi non posso tacere, a questo punto non posso stare zitto. E voi, scusate, e voi non gravi per chi un poco a ragionarmi inveschi, cioè non vi appesantisca il fatto che io per un po' di tempo mi inveschi, mi invischi, mi intrappoli a ragionare. Cioè che se io decido di ragionare, di parlare un po' con voi, beh, la cosa non vi dispiaccia. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo e che le volsi, serrando e diserrando, sì soavi. Sono stato il consigliere di Federico II. Ho tenuto ambo le chiavi la chiave del sì e la chiave del no. E quando lui mi diceva di fare una cosa, io dicevo, falla, oppure non falla. Ecco cosa vuol dire ambo le chiavi. Le volsi, serrando e diserrando, sì soavi. Cioè sono stato bravissimo nello svolgere il mio compito di consigliere di Federico II, l'imperatore di Svevia, che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi, al punto tale era così bravo nello svolgere il suo compito che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi, vuol dire che levai qualsiasi altro consigliere, perché fui prediletto, fui prescelto da lui e non c'era nessun altro con il quale lui si confidava. Fede portai al glorioso Fizio, cioè svolsi il mio compito con grande fedeltà. Tanto chi ne perdei gli sonni e i polsi. E quindi ho compiuto il mio lavoro in una maniera così anche, come dire, senza risparmiarmi. Ecco, quindi ho perso gli sonni e i polsi, tanto da non dormire. E persi i polsi invece vuol dire che persi la vita. Cioè portai fino in fondo il mio compito, tanto che per le conseguenze di questa mia dirittura morale, di questa mia coerenza, poi fui anche persi la vita in sostanza, no? Fui accusato. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune e delle corti vizio, l'invidia. È rappresentata in questo modo metaforico. È rappresentata come una prostituta, la meretrice. Cos'è? Qual è la? Chi è
puttana, ecco. No, perché vedo che magari il termine prostituta non avevi capito bene, no, allora non ho capito. adesso l'hai capito, meno male. Cioè, l'invidia è rappresentata come una prostituta che non torse mai, non allontanò mai i suoi occhi putti, occhi appunto da quello che ho detto prima, non li allontanò mai dall'ospizio di Cesare, cioè dalla corte di Federico II e in generale dalla corte degli imperatori. Quando c'è un imperatore, quando c'è un potente, poi ci sono anche gli invidiosi, no? Morte comune e delle corti vizio, morte di tutti. L'invidia porta alla morte di tutti ed è il vizio tipico delle corti. Infiammò contro me gli animi tutti, cioè l'invidia riuscì a convincere tutti quanti che era il momento di far fuori Pier delle Vigne, era il momento di accusarlo. Erano tutti invidiosi. Diciamo era il momento di accusarlo, ecco, di condannarlo, di accusarlo, di ingiuriarlo e di calunniarlo ingiustamente. E allora tutti quanti si misero d'accordo. Ah sì, lui è l'unico consigliere dell'imperatore e noi invece siamo stati esclusi. Adesso ci pensiamo noi. A tutti quanti noi insieme andiamo dall'imperatore e gli diciamo che Pier delle Vigne lo tradisce. E così l'imperatore sta a sentirli. Tutti quanti ormai sono in tanti, no? E gli infiammati infiammarsi Augusto, cioè quelli che erano, ecco, ovviamente qua continua la metafora della fiamma, dell'infiammare, eccetera. E quindi dice in sostanza, questi che erano invidiosi, cioè infiammati si intende qua, ritornando alla metafora di prima, insomma, no? Infiammati dall'invidia, da quella meretrice, no? Dall'invidia. Riuscirono a convincere Augusto, cioè riuscirono a convincere Federico II, che lieti onor tornarono in tristi lutti, sì, così tanto che, consecutiva, che i lieti onor, cioè gli onori di cui godeva in precedenza Pier delle Vigne, tornarono, si mutarono in tristi lutti, perché lui fu accusato da tutti e anche dall'imperatore che si fece convincere di alto tradimento. L'animo mio per disdegnoso gusto, credendo col morire. Ecco, adesso potete vedere poi sulle note la vicenda biografica di Pier delle Vigne. Essenzialmente lui fu imprigionato, incarcerato, accusato di tradimento, imprigionato in carcere a vita, doveva rimanere in carcere lì per sempre. A questo punto lui cosa fa? L'animo mio per disdegnoso gusto, siccome io ero un tipo altero, disdegnoso, superbo, eccetera, credendo col morir fuggir disdegno, cioè credendo con il suicidio finalmente di poter allontanare da me ogni dubbio, ingiusto fece me contro me giusto. Fino a quel momento ero stato giusto nella mia vita, sarei andato anche in paradiso, insomma. Ma ho fatto l'ultimo atto della mia vita. È stato un atto che mi ha condannato alla pena dell'inferno eterna, cioè il suicidio. Per cui io, che ero prima giusto, sono diventato ingiusto con quest'atto del suicidio. Lo stesso Pier delle Vigne, mentre racconta la sua storia, adopera anche lui artifici retorici. Infiammò e l'infiammato infiammar, ingiusto fece me contro me giusto. È un canto proprio caratterizzato da queste figure retoriche. Per le nove radici d'esto legno, vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signor, che fu d'onor sì degno. Ecco, ci sono nove ramificazioni della pianta in cui io sono stato trasformato. Come dire, vi giuro su me stesso, insomma, che non ho mai rotto fede. Non è vero. È stata una calunnia che io ho tradito il mio Signore. Cioè sono stato sempre fedele a Federico II, che fu d'onor sì degno, che del resto fu degno d'onore. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia che giace ancor del colpo che invidia le diede. Se qualcuno di voi, e segnatamente Dante, effettivamente ritornerà nel mondo,
se qualcuno di voi potrà ritornare nel mondo, conforti la memoria mia, cioè insomma salvi la mia reputazione, il mio onore, la mia fama, dal momento che è ancora un po', diciamo, corrotto il mio nome, corrotta la mia reputazione, dall'invidia, dal colpo dell'invidia, che quel colpo che le ha dato l'invidia quando, vi ricordate, tutte quelle persone avevano calunniato Pier delle Vigne, ebbene ancora adesso risente la mia fama, la mia reputazione di questo colpo. Il male che ha causato la sua rovina è lo stesso che diceva Ciacco, sta logorando la Firenze dell'epoca di Dante. Ricordate che anche Ciacco ha detto l'invidia, no? Invidia, superba, avarizia, fra le discordie interne, l'invidia, non poter vedere la fortuna dell'altro. Noi vedremo gli invidiosi nel purgatorio, che addirittura sono ciechi, no? Perché non possono vedere la fortuna dell'altro. Accomuna nella sorte loro di calunniati Pier delle Vigne e Dante stesso. Ecco perché è un bel canto, un canto bellissimo. Forse perché Dante stesso si identifica un po' in Pier delle Vigne, perché anche lui è stato calunniato, anche lui è stato esiliato, hanno detto che era corrotto, che durante il suo priorato aveva abusato del suo potere. Tutte falsità, tutte menzogne, esattamente come quelle che aveva subito Pier delle Vigne. La differenza però sta nel fatto che Dante, come Romeo di Villanova, di Villeneuve, che troveremo nel sesto canto del Paradiso, accetta l'esilio, accetta la pena che gli hanno inflitto, non si macchia della suprema iniuria, suprema ingiustizia, così la definisce Sant'Agostino in una delle sue opere, che è quella del suicidio, suprema ingiustizia contro se stessi e contro Dio che ci ha dato la vita. Attenzione. Ritorneremo su questo tema del suicidio però all'inizio del Purgatorio, perché paradossalmente all'inizio del Purgatorio c'è Catone che è custode del Purgatorio, in un certo senso premiato, pur essendo un suicida, ma a suo tempo spiegheremo l'eccezione che conferma la regola, cioè che Catone che è suicida non sia in questo girone, è per tutta una serie di motivi che spiegheremo l'anno prossimo quando inizieremo il Purgatorio. Un poco attese, e poi da che il si tace, disse il poeta a me, non perder l'ora, ma parla e chiedi a lui se più ti piace. Dal momento che Pier della Vigne per un attimo ha terminato, sembra aver terminato il suo discorso, Virgilio invita Dante a fargli altre domande. Dal momento che lui sta zitto, insomma, non perdiamo tempo. Ecco. E facciamogli altre domande, no? Parla, chiedi a lui se più ti piace. Se ti piace sapere di più ancora. Ond'io a lui, domanda il tuo ancora di quel che credi che a me satisfaccia, ch'io non potrei, tanta pietà m'accora. Dice Dante, io non riesco a porgergli delle domande, sono preso da una tale pietà, compassione. Non è vero che Dante non prova pietà, anzi, è sconvolto, no? Dal fatto che quella pianta lì è un uomo, praticamente, no? Allora dice, fagli tu delle domande, io non riesco a fargliele. Chiedi quello che potrebbe soddisfarmi, cioè quello che potrei chiedergli io. Perciò ricominciò, quindi Virgilio ricomincia. Se l'om ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega, spirito incarcerato, quindi vuol dire che possa accadere quello che tu desideri, cioè che il tuo nome sia riabilitato agli occhi del mondo. Spirito incarcerato, anima imprigionata dentro la pianta. Ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi. Com'è possibile quindi che un'anima sia appunto imprigionata, si leghi in questi nocchi, in questi rami della pianta? E dinne se tu puoi, se alcuna mai di tai membra si spiega. Dicci se ti è possibile, se qualche anima è mai riuscita a liberarsi da questa condizione della pianta, di essere imprigionata dentro la pianta. Allor soffiò il tronco forte. Per potersi esprimere, abbiamo detto che il tronco deve soffiare, deve uscire sangue. E poi si convertì quel vento in cotal voce. Brievemente sarà risposto a voi. Ecco, ricordate la similitudine del vento che esce fuori dai rami verdi, eh? Dice.
vi risponderò brevemente a quello che mi avete chiesto, che ha chiesto Virgilio, ma che probabilmente anche Dante desiderava sapere. Quando si parte l'anima feroce dal corpo della stessa se disvelta, Minos la manda alla settima foce. Cioè quando l'anima, quando uno si suicida e l'anima si separa dal corpo, ovviamente. L'anima feroce perché inferocita nei confronti del suo stesso corpo si è tolta la vita. Del corpo della stessa si è disvelta. L'anima si è liberata dal corpo da sola, con il suicidio. Minos la manda alla settima foce. Ricordate Minos, il giudice infernale che abbiamo incontrato all'inizio del quinto canto, che con la coda faceva capire uno in quale cerchio dell'inferno era destinato. Ecco, manda direttamente l'anima del suicida in questa settima foce, cioè nel settimo cerchio, il cerchio dei violenti. Cade in la selva, l'anima cade a caso in un posto di questa selva dei suicidi. E non l'è parte scelta, non è che lo decide lei, no? A che punto deve piombare. Ma là dove fortuna la balestra, cioè là dove la sorte vuole che arrivi, quivi germoglia come gran dispelta. Incomincia a germogliare come una pianta che cresce rapidamente, il gran dispelta appunto. Surge in vermena ed in pianta silvestra. Cresce, cresce, prima come una piccola pianticella, un cespuglio, e poi una pianta proprio da bosco, pianta silvestra. L'arpie, pascendo poi delle sue foglie, fanno dolore e al dolor fenestra. Le arpie sono anche loro custodi di questo girone e sono anche loro ministre della giustizia divina. E cosa fanno? Pascendo delle sue foglie, si mettono a mangiare, a divorare, per esempio, le foglie di queste piante. E in questo modo quindi fanno dolore, creano del dolore, perché la foglia è una parte della pianta, e la pianta è un uomo, è un'anima,